Dimenticavo prima, non so se è ancora in fieri l'iniziativa anche a Castel Santa Maria, sotto il periodo di Ferragosto, stanno cercando di rievocare qualcosa di storico, quindi anche quella credo il 13 e 14, grosso modo. Non faranno la festa quella della Sagra dei Vincis Grassi, però ci sarà animazione e ci sarà anche il poter mangiare in paese. Andò alla partita. E anche qui apro una parentesi e faccio un complimento da non sportivo alla Folgore Castelraimondo perché ha festeggiato i 70 anni con una bellissima e storicissima mostra curata da tanti personaggi, Costantino, Giordano ed altri che hanno messo a disposizione foto antiche dal 53 adesso e anche percorso storico su come si è evoluta la Folgore, poi l'Azzurra 94 e poi ancora la Folgore. Quindi parliamo di partita, parliamo anche di Folgore. Due vecchi amici, Domenico e Antonio, che si incontrano dopo un'esperienza sportiva. Che cosa succederà? Lo andremo adesso a vedere con un grande applauso. Incoraggiamo i nostri allievi di Brucia. Zitto, zitto, zitto. Te vedo tutto un cerottato, con braccio sul collo, l'occhi con i calamari. Domenico mia, che mi è successo? Siete questo ne campo. Guarda, guarda, vedi come sta riducendo per chi sta a divertire la domenica. Per fortuna che è successo per niente a divertire, perché se no ce ne mandavano dentro una lettera, eh. Zitto, zitto. Era un po' degli orni che non devi dire, però non pensavo che ti fosse successo qualcosa di grosso. Su, dimmi, racconta che ti è successo. Beh, ben cucito. Allora, non so manco dove cominciamo. Comunque, per filo e per segno, te voglio raccontare tutto, così te posso dire regola pure a te. Allora, racconta. Allora, tu sai bene che io non ci ho voluto dire mai niente con nessuno, mai una questione, mai niente di compromettente. Io, quando ero domenica, mi rinchiudivo dentro l'osteria con questi altri amici, facciamo due o tre partite a carte, lo buttiamo io, anche se a me tutte le volte mi facevano urmo, però non mi importava niente, mi piava tutto per l'amor di Dio, proprio. E non gli dica a nessuno. 2 settimane fa, tenuto a Pasquale, che mi fa? Anto, guarda se che giornata di sole, senti che aria, non te ia più dentro l'osteria tra quella puzza di sigari e di pipa. Vieni con me, vedrai se che giornata che passiamo. Ma perché? Dov'hai? Che ti importa? Tu cammina e sta zitto. Per te potrebbe essere una giornata ricorrativa. Tutto sta a metterci la bocca su certi divertimenti. Ma se posso sapere almeno di che si tratta? Pasquale, io dall'altro anno ogni 15 giorni
bisogna che vada a vedere la partita del pallone, io lo campo sportivo. Ci ho pigliata una passera che non ne posso fare a meno. Anche quando piove, neve o c'è la volofera, io bisogna che ci vada. Ma che ci vengo a fare? Non ci capisco niente. Tu cammini e sta zitto, che te imparo io, sarò pratico, no? Tu vedrai se come ti troverai contento. Allora, come gli sta a finire? Non mi mette prescia, non mi fa perdere un filo. Allora, gli sta a finire che passo dopo passo arrivo in un campo sportivo. E lì ci fu la prima fregatura, perché volsero 1000 lire per boccare. E allora dico, e questo è perché? Ma non te scappo fuori da una cattaiola uno con la testa, che se non mi sbaglio, duria esse, quello che Nord faceva un carabiniere. E mi dice, e che te vuoi divertire e non vuoi pagare? Allora io dico, cocco mia, non te riesco a là tanto, che mica te lì tu godeca. Me lo ricordo questo. Da Orde mi voleva portare in caserma perché mi ha trovato che stavo a fare un goccio d'acqua dietro una pianta, la fuori delle mura, e era di notte, dicendo che da c'è lo scandalo. Comunque, entremmo dentro, e stai a un campo tutto piano, qua attorno una rete metallica fitta e alta come quella che noi ci teniamo le galline. La gente era piena di popolo, ma in mezzo a quello campo non gli era nessuno. Allora fu, Pasqua, che facciamo? È questo lo divertimento? Aspettate, che buon comincio. Difatti, poco dopo, da uno stipito, scappò fuori un branco degli oinotti. Oh, tutti senza calze, solo con le mutande. Strillavano tutti. Allora mi messi a un capore io e dici io, porci, zuzzi, vergognatevi. Sta zitto, mammozzo, che devono via così. Che roba, Andrò. Allora, sti giovanotti si misero un po' per parte. Oh, c'era un pallone grosso come un cucumano. E cominciarono a correre dietro e a piano a zambatoni. L'orride che me facevano fa. Cargia tu, che cargio io. Era il budellaste dell'orride. Ma lo più curioso di tutti era lo stangone, alto, alto e sicco, sicco. Gli ha vestito tutto del nero. Non cangiava mai. Ci ha vestito, pure avanti e retro, non cangiava mai. E gli ha fischiato senza sapere perché. Guarda Pasqua, che sta da vedere. Un uomo di quella età. Mettesi le garzole corte e ci fischiano come una creatura. Questo è l'albero. Sì, a due alberi sicco sicco, casomai sarà un arrone per la vigna. Domì, ti ho fatto vedere quelli due notti, quando un pallone gli ardo, lo aspettavano, poi gli adagiano certe capocciate che lo mandavano lontano un chilometro. Io non l'ho visti mai, però me l'hanno raccontato. Lui sentì gli occhi della gente. Appariano un branco dei cani guasti. Pasquale, che secondo Gesù ci capiva tutto, paria matto, una orde di via, una orde li astimava. Oh, sei smuccicato il cappello come chi se mangia una parte di Grecia. Poi gli dico, e fermate Pasqua, che c'hai il capostorno? Ma che, non c'era buono niente.
Io, che stavo lì per rienditura e non ci capivo niente, se mi facevo che risata, quando qualcuno faceva che cutulone, perché facevano la gianchetta. Vicino a noi altri c'erano certi che dovessero venuti da fuori per i loro, ma lo tristo di quelli, ce l'avevano sempre con quello vestito di nero che ti dicevo prima. Le parolacce, li rimproveri. Quello Borgani, se non avete portato a casa un milione. Ma poi ci mettiano le mezzo il padre, la madre, la moglie, la sorella. E perché questo, no? Lo sai tu? Siccome io certe cose non le potevo vedere, anche perché può essere che la madre e la sorella non era vero che facessero quello che diceva loro. E allora ci accorgeva il provvedimento e dissi: a mo basta, avete fatta lunga, eh? Lo primo che dice una parolaccia gli do uno smusellone che gli ho avuto io tutti i mascellati. Bravo, Anto. Ma non ti sei avvicinato tu io e notti. E lì ci attacchiamo, no? Io facevo destro-sinistro, destro-sinistro, destro-sinistro. E me bastò quello. Perché a un certo punto mi iette via un lume dall'occhio. Ma non so quanto me n'hai, eh? So che mi risvegliai sull'ospedale a Camerì. Vicino a me c'era uno con camice bianco, con gli occhiali, poco più là c'era Pasquale. Allora fu: come gli dà? 10 punti. Allora in movimento 10 punti. Ma che dovevi? 10 punti sulla testa e poi c'hai pure una spalla finata. Allora lui mi venne pensato a quello che dice sempre un buon nonno: fiore dei cardi e fiore di rosa, se stai a casa non ti succede niente.